La consigliera di parità della provincia di Teramo, Monica Brandiferri, come oramai di consueto a seguito di ogni consultazione elettorale, ha analizzato i dati relativi alle donne elette nei consigli comunali, sia in maggioranza che all'opposizione, nei quattro centri teramani andati al voto: Martinsicuro, Tortoreto, Crogneleto e Valle Castellana. Il percorso per raggiungere la parità di genere è ancora molto lungo. Basta analizzare i dati, anzi ricordiamoli, su un totale di 190 candidati, 110 erano uomini e 80 donne, 3 soltanto alla carica di sindaco. Sono stati eletti in totale 52 consiglieri comunali, di cui 19 donne e 33 uomini. Grandi risultati per quanto riguarda il numero di preferenze, alcune hanno superato anche le 800. Nei comuni della provincia di Teramo in cui si è votato non è stata eletta nessuna figura sindaco donna. Questo è un dato che per la Brandiferri va ad indicare che la parità di genere in politica per ora è stata raggiunta solo a parole, mentre nei fatti c'è ancora tanto da fare. Dobbiamo impegnarci ancora di più per far sì che comunque le normative, la normativa sulla doppia preferenza di genere venga maggiormente utilizzata. L'auspicio è che i nuovi sindaci nella composizione delle giunte rispettino la parità di genere, ma soprattutto che le donne stesse non rinuncino a ricoprire incarichi in giunta, adducendo motivi di famiglia, di lavoro o altro. Quindi un in bocca al lupo a tutte, un buon lavoro a tutte le nuove amministrazioni e ai nuovi sindaci.